Radio Nostalgia presenta Comunicare Bene. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio Nostalgia. Oggi è giovedì mattina, sono le 10.30 e come ogni giovedì mattina puntuali siamo in onda con Comunicare Bene, la mia trasmissione motivazionale qui su Radio Nostalgia. E naturalmente io sono Giancarlo Fornelli, il vostro coach della crescita personale. Proprio di crescita personale, ma in maniera specifica di imparare, di continuare ad imparare, parliamo oggi. Perché dovete sapere che non si smette mai di imparare, c'è sempre qualcosa di nuovo appunto da imparare, qualsiasi età tu abbia. Io per esempio ho 51 anni, continuo ad imparare ogni giorno delle cose nuove, ogni volta che vado in aula, faccio un corso di formazione, faccio una conferenza, faccio un seminario, imparo sempre qualcosa anche dalle persone con le quali mi rapporto. Porto sempre con me tra l'altro una bellissima frase del grande scienziato e inventore Benjamin Franklin. La frase dice: se un uomo investe in sapienza, nessuno potrà portargliela via. Investimento in conoscenza paga sempre il massimo interesse. Beh, da quando ho letto per la prima volta quella frase ho deciso che valeva la pena di continuare ad investire sulla mia conoscenza, su me stesso. Sono troppe le cose che devo ancora imparare, che voglio ancora imparare. La voglia di imparare è talmente radicata in me che cerco di apprendere più notizie e informazioni possibili continuamente. Qual è un modo migliore di imparare al di là di frequentare naturalmente la scuola, quindi se sei in età scolastica di continuare a studiare, ci mancherebbe altro, di fare le superiori e poi magari di andare all'università. Ma se tu per caso fossi fuori da questo parametro, quindi di età, e quindi non puoi più studiare, per esempio non puoi più andare all'università, oppure non puoi più frequentare le superiori, quale potrebbe essere un buon parametro per continuare ad apprendere? Ma semplice, quello di leggere, e di leggere molto. Pensa che ogni mese io leggo almeno 2 riviste importanti, Millionaire e Mente e Cervello. Non hai idea di come queste 2 riviste abbiano aperto la mia mente e mi siano state più di una volta fonte di ispirazione per i miei libri, i miei ebook e anche per i miei normalissimi, tra virgolette, articoli online. Personalmente ogni mese leggo dai 4 ai 5 libri, ma c'è stato un periodo della mia vita in cui sono arrivato a leggere addirittura sino a 20 libri in un solo mese. Beh, perché leggere e perché leggere tanti libri? Perché i libri aprono metaforicamente la mente, perché i libri sono conoscenza di qualcun altro che passa a te, perché i libri sono il sapere e l'esperienza di qualcuno più bravo che possiamo somministrare alla nostra mente in maniera concentrata, oserei dire. L'invito è quello di leggere, leggere e leggere tantissimo, e credo che genitori e insegnanti dovrebbero trasferire, uso il condizionale che d'obbligo, dovrebbero appunto trasferire l'amore per la lettura ai bambini sin dalla loro tenera età. Ho detto trasferire l'amore, non imporlo, perché sono 2 processi completamente diversi. Ma bambino, adulto o adolescente tu sia, che mi stai ascoltando questo preciso momento dalle antenne di Radio Nostalgia, continua ad imparare, perché l'apprendimento non avrà mai fine. Quindi continua ad imparare, continua a frequentare corsi, seminari, aggiornamento vario, ma soprattutto leggi, leggi, leggi e leggi tantissimo. A proposito di lettura, ma hai letto il mio ultimo libro, Come vivere alla grande? No, non ancora, male. Beh, devi sapere che c'è una notizia fantastica, una notizia splendida di domenica, quindi nuova, tra virgolette. Domenica io ho saputo che il mio ultimo libro, Come vivere alla grande, la versione ebook per l'esattezza, è entrata nella classifica dei best seller più venduti dal Giardino dei Libri. È tra i primi 100 ebook, almeno in questo momento, più venduti quel grandissimo store online che si chiama Il Giardino dei Libri. Dunque l'invito è proprio quello di leggerlo, perché è un libro molto particolare, un libro bello, un libro che ti aprirà sicuramente la mente, un libro che ti darà una carica motivazionale enorme. Cos'altro dirti se invece lo hai già letto? Di lasciarmi un tuo commento, una tua recensione proprio sulla pagina del Giardino dei Libri, la pagina in cui c'è la presentazione del mio ultimo libro. Per quanto mi riguarda, dopo averti ricordato ad averti anzi invitato a leggere, leggere molto, al di là di quello che è il mio libro, ma leggi veramente di tutto, leggi di più e leggi sempre, in ogni contesto, in ogni momento, trovalo il tempo per leggerlo, perché sarà il tempo migliore che tu potrai investire su di te. Non mi resta altro che rimandarti al prossimo appuntamento qui giovedì mattina alle 10.30 su Radio Nostalgia. Un grande, grandissimo abbraccio da parte di Giancarlo Fornelli.